Lucia rappresenta la vittoria di una squadra che ha fatto l'impossibile per lei, una militante scelta dal partito, unica salernitana che con 113.000 voti in provincia di Salerno ci rappresenterà in Europa. Con queste parole il coordinatore della Lega di Agropoli, Ignazio Ardizio, ha accolto la visita in città di Lucia Uolo, originaria di Pagani, eletta nella circoscrizione Italia Meridionale. L'europarlamentare ha salutato presso la sede della Lega tutti i sostenitori e simpatizzanti che dal Cilento sono venuti a complimentarsi con lei. E questo è il lavoro di tanti militanti che sono stati sul territorio, dirigenti di partito e anche il popolo che è molto vicino a Matteo Salvini e ha dato dimostrazione proprio votando il simbolo della Lega, barrando quel simbolo, perché Lega significa legame tra il popolo e il territorio. Quali saranno i temi che insomma tratterà e a cui lei appunto si dedicherà espressamente affinché possano essere portati avanti dall'Europa? Allora, in Europa i temi sono tantissimi, ma quello che più si addicono in effetti al nostro territorio sono quelli legati all'agricoltura, avendo proprio la provincia di Salerno la Piana del Sele, abbiamo l'agro nocerino sarnese, come ad esempio le fasce costiere, il turismo, sia esso religioso che non, ma la cosa più importante è anche dare una mano ai nostri territori facendo arrivare quanto più risorse possibili, quindi stando vicino ai comuni di qualsiasi estrazione esse siano, ma l'importante è poter recepire tutto ciò che possa servire ai territori e possa servire ai comuni, però l'unica cosa che bisogna creare una filiera, perché in molti comuni non ci sono le figure adatte a poter poi portare avanti determinati progetti. Abbiamo combattuto con le unghie e con i denti, come ho detto già prima nella presentazione dell'onorevole Lucia Uolo, perché abbiamo capito fin dal principio che Lucia non solo era la persona adatta da portare al Parlamento europeo, perché è una persona estremamente preparata, ma anche perché rappresentava, essendo una militante della Lega, la vera anima del partito. E naturalmente, essendo poi anche legata al territorio salernitano in quanto di origini paganesi, naturalmente abbiamo ritenuto, sempre per lo stesso motivo, estremamente ancora più adatta ad essere votata nei nostri territori, quindi nello specifico ad Agropoli, dove io già da marzo sono stato nominato coordinatore territoriale della Lega. Naturalmente abbiamo fatto tutto questo perché riteniamo che avere al Parlamento europeo un onorevole che sia dei nostri territori può garantire alla popolazione del Salernitano e nello specifico anche del Cilento, diciamo, una rappresentatività maggiore da parte di una persona che sicuramente può conoscere meglio di altri parlamentari che comunque, diciamo, hanno meritato onorevolmente di stare lì al Parlamento europeo, ma può conoscere certamente meglio il nostro territorio, conoscere le nostre problematiche, e naturalmente conoscere una problematica significa anche saperla meglio affrontare.